allunga la stagione della vacanza principale. Secondo un'indagine Enit, su un campione di oltre 3.000 persone, a settembre e ottobre il 45% si è concesso soggiorni lunghi, ma anche fine settimana, e il 15% ha scelto di fare quelle principali, cioè quelle più lunghe, proprio in autunno. A spingere alla realizzazione di queste vacanze nei caldi weekend autunnali è stato il bel tempo, mentre la partenza era già in conto per il 36% e prevista, ma incrementata con più soggiorni, per il 24% degli intervistati. Di questi brevi soggiorni autunnali, il 90% è stato trascorso in Italia, in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, poi anche Campania, Toscana, Veneto e Liguria. Se nel 40% si è trattato di destinazioni balneari, il 34% ha scelto mete culturali e il 30% vacanze di stampo naturalistico. Segue il relax, il soggiorno montano, il turismo esperienziale del territorio, enogastronomico e termale. La vacanza è di coppia in questo periodo per il 50%, mentre nel 24% dei casi ancora in famiglia e nel 13% con amici. La cucina italiana continua a essere uno dei principali richiami per i turisti. Il turismo sostenibile è un elemento sempre più rilevante e l'Italia si sta adattando a questa tendenza. Molte città e regioni promuovono iniziative ecologiche e sforzi per preservare la bellezza naturale e il patrimonio culturale. Questa attenzione alla sostenibilità contribuisce a mantenere l'Italia tra le mete predilette dei viaggiatori responsabili.